Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre nuovi manga, tre numeri uno usciti recentemente qua in Italia. Condividerò con voi le mie impressioni al riguardo e se effettivamente continuerò a seguire questi manga o meno. Il primo manga di cui vi voglio parlare è Radiation House, di Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori, edito J-Pop al prezzo di 6,50€. Si tratta del primo numero di una nuova serie che in Giappone è ancora in corso e al momento conta 8 numeri. Come si può intuire un po' dal titolo, ma soprattutto dalla copertina, si tratta di un medical drama, tutto incentrato in particolare sul settore radiologia. Tutti i protagonisti di questa storia lavorano quindi in questa branca dell'ospedale. Il protagonista in particolare è un bravissimo tecnico, tant'è che tutti gli chiedono come mai non abbia mai voluto fare il salto ed essere effettivamente, diciamo, un medico, ma non sanno che il suo più grande sogno è in realtà aiutare un'amica di infanzia. Infatti, quando erano più piccoli, questa ragazza le aveva confessato di volerlo come aiutante, diciamo, nell'ospedale di famiglia in cui lavoravano comunque anche i genitori di questa ragazzina. Da allora si è impuntato su questo obiettivo ed è più che deciso, appunto, a realizzare questo piccolo sogno. Nel complesso è un fumetto abbastanza leggero, che non si prende nemmeno troppo sul serio. Noi vediamo una serie magari di pazienti con cui vengono a contatto i nostri protagonisti, in alcuni casi viene approfondito magari la patologia che hanno, vengono date comunque delle nozioni tecniche abbastanza spesso, e una cosa che mi ha sorpresa molto, ci sono dei momenti in cui si parla molto molto nello specifico di alcune tecniche, di alcune cose, e sono tutte comunque basate sulla realtà. Quindi mi ha sorpresa molto questa autenticità. Inoltre, in alcuni casi si parla anche di malattie gravi, come ad esempio i tumori, quindi ci sono delle parti anche un po' più emozionanti, diciamo, che toccano un po' più da vicino magari anche il lettore. Però in linea generale ho respirato un'atmosfera molto leggera in questo fumetto, e non mi è dispiaciuto, perché il protagonista, vabbè, in particolare è secondo me un personaggio molto molto particolare. Sembra una persona quasi svogliata, una persona che magari non si prende in realtà sul serio, ma sul posto di lavoro è veramente impeccabile e non ha nemmeno quella, diciamo, arroganza che possono avere le persone particolarmente dotate, particolarmente brave e talentuose. È un personaggio complesso e mi ha incuriosita veramente tanto, motivo per cui, nonostante io non sia magari troppo coinvolta dall'aspetto medical drama, anche il settore scelto, che è molto di nicchia, no? Il reparto di radiologia non è qualcosa che magari mi affascina e incuriosisce particolarmente, però il protagonista secondo me è talmente magnetico e carismatico che merita di essere approfondito, quindi sicuramente il secondo volume lo recupererò per vedere appunto come magari viene sviluppato il protagonista, se magari ci sono degli sviluppi nelle vicende anche dei personaggi magari secondari, se l'atmosfera da simpatica e divertente si trasforma anche in qualcosa di più. È un primo fumetto che mi è piaciuto e che mi incuriosisce, insomma, a scoprire qualcosa di più. Il secondo fumetto è La scelta di Pandora di Yudori, edito sempre J-Pop al prezzo di 20€. Si tratta del primo volume di due che è uscito adesso in anteprima a Luca Comics. In questo caso non si tratta di un manga, l'autrice è infatti coreana, era presente anche a Luca Comics, infatti mannaggia che non ci sono andata, perché è un fumetto che mi è piaciuto da morire. Ci troviamo in America nel XIX secolo e seguiamo appunto le vicende di Pandora, una bambina che cresce in maniera un po' selvaggia e ribelle, un po' fuori controllo, perché appunto sua madre è morta dandola alla luce e il padre invece sembra non volersi occupare di lei, non hanno un vero e proprio rapporto i due. Questo sommato al fatto che ha dei tratti orientali, per cui spicca in mezzo ai suoi coetanei, e il fatto che la madre era una prostituta, alimentano tanto le dicerie, le chiacchiere, i pregiudizi nei suoi confronti, e si ritrova in pratica da sola a dover affrontare questa condizione.
Il padre, infatti, oltre a non occuparsi di lei, essenzialmente non le racconta nemmeno di come ha conosciuto sua madre, di come era sua madre, quindi lei cresce veramente senza sapere nulla essenzialmente della sua famiglia, non sa nemmeno bene come rapportarsi con gli altri perché non conosce il legame che si ha normalmente con i propri genitori. Infatti all'interno della storia la vediamo rapportarsi anche a un suo coetaneo, e viene più volte invitata magari anche a pranzo, a cena dalla famiglia, e la vediamo osservare, insomma, pensare a come deve essere avere una madre, l'affetto del proprio genitore, così che magari dovrebbero essere alcuni rapporti. E sostanzialmente è una storia di formazione, la vediamo crescere e soprattutto confrontarsi con quello che spesso gli altri pensano che lei dovrebbe dire, dovrebbe fare, come dovrebbe comportarsi. A un certo punto entra in scena anche una sorta di educatrice per cercare di raddrizzare questa bambina ribelle. La cosa che più mi ha fatto riflettere di questa storia è che l'autrice cerca di parlarci soprattutto della figura femminile, della condizione delle donne ai tempi. Pandora infatti vede una serie di figure femminili che sono tutte figure sottomesse, non sono mai libere di essere se stesse, devono sempre dipendere dagli altri, non possono avere proprie aspirazioni. Lei a un certo punto tipo fa riferimento al fatto di voler diventare, che so, medico, e viene tra virgolette presa in giro perché le donne non diventano medici. E cose di questo genere, lei vorrebbe semplicemente essere libera, invece vede che le donne in genere sono sottomesse, non possono essere indipendenti, vengono anche maltrattate, sono esclusivamente mogli o madri e basta. È stato quindi molto interessante che l'autrice volesse evidenziare questi aspetti della vita quotidiana, perché nonostante la storia sia ambientata comunque nel passato, secondo me alcune cose non sono cambiate poi più di tanto. Quindi è una storia che essenzialmente fa riflettere ed è in parte anche molto dolce. Innanzitutto il personaggio di Pandora è molto buffo e simpatico, la vediamo quasi sempre imbronciata e è molto molto carina. Poi i colori utilizzati mi sono piaciuti veramente tanto perché sono abbastanza vivaci e riflettono comunque sia il periodo in cui è ambientata la storia che il caratterino e l'origine, diciamo, esotica di Pandora, soprattutto nei vestiti, negli ambienti. Ho apprezzato veramente tanto il tratto e i colori. Inoltre la cosa che mi ha stupito è appunto questa profondità dell'autrice nell'entrare nei personaggi, perché oltre a comunque parlare di Pandora si ripercorre un po' anche il passato del padre, che dalla morte della moglie si è completamente chiuso in se stesso, e quindi vediamo poco a poco crescere questo rapporto un pochettino strano fra padre e figlia. Io assolutamente recupererò il secondo volume perché sono curiosa di vedere come si concluderà la storia. Poi appunto si tratta soltanto di una serie in due volumi, quindi vale secondo me la pena approfondire, soprattutto perché questo primo volume è secondo me stato molto completo, racconta comunque una storia di formazione, tratta delle tematiche tutt'oggi attuali, lo fa in maniera spesso anche spiritosa e divertente, con alcuni aneddoti magari un po' più tristi, malinconici. È secondo me ben bilanciata come storia, c'è un po' di tutto all'interno, e il personaggio di Pandora è molto adorabile anche nei momenti, diciamo, di ribellione, perché tutti da piccoli ci siamo sentiti incompresi e magari non capivamo perché gli adulti si comportassero in un certo modo, quindi è facile rivedersi nel personaggio di Pandora. Anche l'ultimo fumetto di cui vi voglio parlare oggi è targato J-pop ed è The Dream of Cuckoos di Tameko. Ha un prezzo di copertina di 6,90€, se non sbaglio anche in questo caso si tratta del primo volume di due. Il protagonista della storia è un ragazzo che frequenta l'università, che ai tempi del liceo si era innamorato di un suo compagno di scuola. Tuttavia non si è mai confessato, non ha mai espresso i suoi sentimenti a questa persona perché teme di sporcarla con i suoi sentimenti, con la sua, diciamo, malizia. Oltre ad essere visivamente un personaggio molto candido, molto puro, molto bello, sembra avere proprio anche uno spirito, diciamo, innocente e tra virgolette perfetto. Quindi il nostro protagonista
lo idealizza tantissimo, lo vede proprio come una persona intoccabile, irraggiungibile. Arrivano anche da due situazioni familiari molto diverse, quindi magari pensa anche di non meritarsi le attenzioni e l'affetto di questa persona. Tuttavia, con il passare del tempo, sente, diciamo, la necessità di sfogare un po' le sue pulsioni e per questo inizia una sorta di relazione esclusivamente fisica con un'altra persona. Non sappiamo se effettivamente questa terza persona è consapevole di essere semplicemente di passaggio, di essere un passatempo e nulla di serio. Fatto sta che un giorno accade un incidente. Le due persone, infatti, nella vita del protagonista, subiscono un incidente, soltanto una delle due si risveglia, ovviamente la persona con cui aveva un rapporto esclusivamente fisico, ma si risveglia convinto di essere un'altra persona, ovvero quella con cui si è scontrata. Per il protagonista è inaccettabile una cosa del genere, pensa che stia fingendo semplicemente per avere più attenzioni, per avere anche, per essere magari anche corrisposto sentimentalmente. Con il passare del tempo, però, alcune cose non tornano e sembra proprio che l'anima della persona di cui è innamorato il nostro protagonista sia rimasta intrappolata in un altro corpo. È una storia, con le premesse magari, complicate, ma è più difficile magari spiegarlo e raccontarlo che effettivamente leggerlo nella storia. Nonostante questo tocco che sembra quasi paranormale, diciamo, perché non è verosimile che l'anima di una persona si trasferisca appunto da un essere ad un altro semplicemente scontrandosi, facendo questo incidente, comunque non è tanto questo il focus della storia quanto il provare dei sentimenti e temere di non essere corrisposti, provare dei sentimenti e non sentirsi liberi di poterli comunicare, di poter esprimere al 100% se stessi, perché come accade in alcuni boys love che ho letto, la persona che prova dei sentimenti verso una persona dello stesso sesso non è vista come una persona che ha ben chiaro il suo futuro, ma che magari si sta concentrando su una fase, diciamo, passeggera. Infatti, il protagonista dice: non posso comunicare alla mia famiglia di essere gay quando sono il figlio più grande, quindi su di me ci sono alcune responsabilità, alcune aspettative. È, diciamo, un po' un luogo comune di tantissime storie di questo genere, che porta però a galla anche altre problematiche, come appunto il sentirsi liberi di esprimere veramente se stessi. In questo formato ho trovato molto curioso anche vedere un personaggio idealizzare una persona che ha attorno e proprio il differente approccio con due persone, l'essere spesso arrogante, quasi aggressivo con una persona per cui non prova sentimenti ed essere invece sempre accondiscendente con un'altra, giustificare sempre gli atteggiamenti di un'altra persona perché appunto la si ama, la si idealizza in un qualche modo. Nonostante di base non sia una storia particolarmente originale, ma anzi ricade magari in alcuni luoghi comuni di questo genere, ci sono degli elementi secondo me interessanti che sono curiosa di vedere come verranno sviluppati nel prossimo numero, anche perché il primo finisce e adesso, quindi sono molto curiosa di leggerlo, non perché mi abbia fatto particolarmente impazzire questo primo volume. Come vi dicevo, non è particolarmente originale, i disegni sono belli, ma forse mi aspettavo qualcosa di più perché la copertina è stupenda ed è così il personaggio, diciamo, idealizzato, è proprio bello, ha dei caratteri molto raffinati. Non è affatto un brutto fumetto, anzi l'ho trovato molto molto piacevole, di intrattenimento, le scene poi esplicite non sono mai esagerate, mai troppo particolareggiate, c'è sempre comunque vedo non vedo, diciamo, non è qualcosa di eccessivamente spinto. Quindi sotto questo punto di vista nulla da dire, semplicemente non è una storia particolarmente originale per adesso, anche se ha secondo me degli spunti interessanti. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se avete già letto questi tre fumetti, che cosa ne pensate, quali sono state le vostre impressioni a caldo e soprattutto se continuerete queste serie. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!